la bandiera verde era nata fino al 2017 come realtà, come studio italiano. Poi abbiamo esportato questo riconoscimento, che va non in una promozione turistica fine a se stessa, ma va come servizio a favore dei bambini. Quando stanno bene i genitori, stanno bene anche i bambini. Devo dire questo, che Termoli è l'unica località del Molise e ha la caratteristica, oltre che le caratteristiche ambientali, cioè la bellezza della spiaggia e tutto, però quello che è importante per la bandiera verde sono i servizi, perché quando una famiglia va in vacanza si trova lontano dai propri punti di riferimento sanitari, ambientali e tutto, per cui ha bisogno di certi servizi che vanno dai servizi sanitari, ma soprattutto da servizi normali come quelli della ristorazione, per la merenda, per poter far divertire i bambini e fare lo sport. E questo Termoli è proprio un esempio di cui il mare non è gestito fino a se stesso, ma c'è tutto un supporto di servizi. Io sono stato anche diverse volte a Termoli e mi ha sempre colpito sia la bellezza della spiaggia, ma anche la bellezza che si vede sollevandosi proprio un pochino di qualche metro. Fondali marini bassi e sicuri nell'Adriatico prospiciente il litorale termolese, i servizi di accoglienza per le famiglie con piccoli al seguito e le attività di ristorazione e giochi fanno dei lungomari nord e sud della città costiera un punto di riferimento certo per coloro i quali scelgono una vacanza estiva all'insegna della semplicità e senza particolari assilli.